preoccupate? Assolutamente niente adesso. Mi sono ricostruita tutta la mia vita, desidero soltanto che ne rimanga fuori, cosa che non mi lascia fare. Un fatto così non si supera, si può andare avanti, si costruisce una vita attorno a questo fatto, ma non si supera. La mia identità resterà sempre legata a quello che è successo, sia che io voglia, sia che io non voglia. Però non per questo io sono ferma lì. Papà è sempre stato un uomo molto molto violento verso me e mamma. Era un weekend in cui saremmo dovute andare a stare da lui. Tu e tua sorella? Io e mia sorella. E mio padre appunto era entrato per prendere le nostre valigie e poi successe tutto il fatto. Mi ricordo che da bambina io ho sempre associato a quel rumore una scala metallica che cadeva, perché nella mia fantasia non era possibile che questo stava succedendo. Abbiamo fatto una corsa in macchina stravagante con mia sorella che piangeva e siamo arrivati alla stazione di polizia dove mio padre si è costituito. Mio padre credeva che mia madre avesse un'altra relazione e che in questo fosse spalleggiata dai suoi genitori. Mia madre ha preparato tutte le cose perché sapeva quello che stava succedendo. Ha avvisato tutti, ha avvisato le istituzioni, ha avvisato la famiglia, ha aperto dei conti in banca. Aveva denunciato tua madre? Sì, più volte, ma non è mai stata creduta. Io sono stata data in affidamento agli zii materni. E sono cresciuta con loro, e siamo riuscite a... dopo tanti anni a ottenere il cambio del cognome, ma per il resto è tutto rimasto invariato. E lo Stato, diciamo, non ha dato nessun tipo di aiuto? No, lo Stato no. E ancora adesso succede che la gente ti ferma per strada e dice: oddio, tu sei la figlia di... ma sei sicura di essere cresciuta bene? Perché tu non sei mai la figlia della vittima, tu sei sempre la figlia del mostro. E molto spesso ti senti dire: oddio, assomigli più a lui che a lei. Ma perché? Ma sulla base di che cosa? Dopo tanti anni lui è ancora convinto delle sue convinzioni. Io, attorno a tutto questo trauma, a questa cicatrice incolmabile, ci sto costruendo una vita e nessuno me la può portare via. Tuo padre non è minimamente pentito? Da ciò che lui mi scrive, no. Cioè, se tornasse indietro ammazzerebbe di nuovo tua madre? Da ciò che lui mi ha scritto sembra proprio così. Verso mio padre io perché dovrei provare rabbia? Cioè, perché mi devo far logorare da un sentimento per una persona che per me non è niente ormai? Mi ha tolto tanto e non capisco perché mi devo far logorare dalla rabbia ancora per lui. Mi fa rabbia il fatto che forse questa persona esce, non esce, io non so niente. Mi fa rabbia il fatto che io non sono stata tutelata e non lo sono tuttora, proprio come non lo è stata mia madre. Non è la stessa persona. Cioè, io non è che mi sono fidata di una persona che mi maltrattava come mio padre. Non l'ho mai fatto. Sono persone diverse, quindi perché devo dare le colpe di cose che non gli riguardano? Non capisco perché io non me la posso vivere una storia d'amore. Sono una psicologa infantile. Perché sta strada? Non lo so, mi sono sempre sentita giusta. Mi piaceva tantissimo studiare la psicologia, indipendentemente da quello che poi ci sarebbe stato dopo. E ho proseguito questa strada, mi è uscita molto naturale. È un lavoro che mi appaga, che non mi pesa. Secondo te?
forse mi ha dato più capacità di riflessioni. Piano piano abbiamo iniziato un percorso, ci sono stati dati tanti sostegni che forse fino adesso noi ce li siamo sempre dovuti procurare da soli. Il Giardino Segreto si occupa degli orfani di femminicidio, degli orfani di crimini domestici e delle famiglie affidatarie. Diamo aiuto legale e psicologico, ma soprattutto in via generale cerchiamo di aiutarli a riprogettare una vita e a ricostruire un futuro. Per noi che abbiamo vissuto queste cose, io ritengo sia vitale. Una sicurezza di poter contare su un servizio che ti tutela. Abbiamo seguito 120 ragazzi e ragazze nel corso di questi anni, ognuno con una storia differente e ognuno con una richiesta diversa. Il progetto Irone è un progetto che stiamo realizzando in questo momento grazie all'impresa sociale con i bambini, con un finanziamento che arriva dal Fondo per il contrasto alla povertà educativa. Prevede anche una dote educativa di 10.000 euro per ogni bambino o bambina e questo chiaramente gli permette anche di riprogettare un futuro. Il Giardino Segreto ci ha permesso di creare una rete di collegamenti anche tra noi orfani. Abbiamo fatto diversi progetti e soprattutto diverse esperienze che mi hanno permesso di conoscere tanti ragazzi che si trovano a vivere le mie stesse condizioni. Tra le tante cose che possiamo offrire grazie al progetto Irone c'è anche un luogo che noi definiamo la casa di Irone, come è stata chiamata da uno dei nostri bambini, ed è un luogo che serve anche per ritrovarsi, non soltanto in cui incontrano magari una psicologa piuttosto che una pedagogista, ma anche un luogo di convivialità dove i ragazzi e le ragazze si possono incontrare, e questo avviene sempre grazie al contributo dell'impresa sociale con i bambini. La crudeltà e l'efferatezza che colpisce bambini dentro le case, che è il luogo in cui dovrebbero essere più protetti in assoluto, la crudeltà e l'efferatezza di cui gli adulti sono capaci. Lo sto ancora costruendo, però non lo vedo nero o quant'altro, così come si può aspettare la maggior parte delle persone. La vedo una vita tranquilla.